Purtroppo è morto Jonathan Samerano, ragazzo di 21 anni di età di Tel Aviv, che era stato preso come ostaggio da Hamas. Era stato ferito in un attacco al festival Nova Haraim il 7 di ottobre 2023. La famiglia è stata informata della sua perdita da parte delle autorità di Israele. Il ragazzo stava partecipando in qualità di DJ ad un rave che ci fu, vi ricordo, a ottobre. La mattina dell'attacco è riuscito a scappare, dove purtroppo però fu ferito e rapito. Jonathan era un ragazzo straordinario, semplice, buono, aveva tanti amici, era un ragazzo umile, un ragazzo magico, così lo ricordo di più. Un DJ che voleva fare tanta musica, crescere, essere felice, raggiante, viaggiare per il mondo. Tutti i sogni infranti, infatti, è morto a soli 21 anni di età. Lascia entrambi i genitori e un fratello di nome Yair. Insomma, una vicenda questa incredibile. Hamas continua a seminare il panico, la morte e la distruzione, questo ne è un esempio lampante, vivido e reattivo. Speriamo che questa guerra finisca, ma tanto ci sarà ancora per molti anni, forse per sempre, perché tanto una soluzione, una risoluzione tra Israele e la Palestina e Israele non si troverà, a mio avviso, mai, non ci sarà mai un accordo tra i due. Iscrivetevi, commentate, Jonathan Samerano, riposi in pace, amen.